Questa villa comunale è frequentata da signore, mamme, con i loro bambini, da ragazzi e ragazze, persone anziane che vengono qui a trascorrere qualche ora. Durante la giornata è frequentata, sebbene lo stato di abbandono. Ma il problema è di sera. Non voglio dire che qui viene gente di malaffare, assolutamente, però si sa, nei luoghi dove c'è poca gente si può combinare qualcosa di spiacevole. Allora, noi stamattina ci siamo portati al comando dei vigili urbani per capire perché il paese ad una certa ora non è più tutelato. E chiaramente il comandante facente funzioni, l'ufficiale Franco Prudente, ci ha detto veramente con sconsolato: come posso io coprire il servizio fino a mezzanotte se non ho gli strumenti legali e non ho il personale per poter assicurare una sorveglianza a tutto il centro cittadino? Gli uomini sono pochi, quei pochi che ci sono vengono utilizzati durante la giornata e il paese è abbandonato. Ci dovrebbero essere i carabinieri, per l'amor di Dio, ci sono. Ma noi ci preoccuperemo di ascoltare anche il neocomandante, il tenente Iannelli, per capire i carabinieri di sera perché non effettuano un giro di perlustrazione, ma non per combattere chissà cosa, ma per dare garanzia ai cittadini che vogliono fare una passeggiata per la città, che vogliono venire anche in villa comunale di sera. Ma che male c'è? Però abbiamo bisogno di essere tranquillizzati, di essere garantiti. Stateci vicino, perché la città ha bisogno di voi e i cittadini vi guardano per avere maggiore fiducia e maggiore sicurezza nello Stato e in voi stessi. Se a volte ci stanno rifiuti, residui, immondizia, sempre è difficile trovarla pulita. Stamattina sembra più pulita di altre volte. E in quanto alla tranquillità? La tranquillità, ci stanno i cani che danno fastidio, secondo me. Le biciclette, giocano a pallone talvolta, di sera, di pomeriggio. Viene spesso qui in villa? Poco. Perché poco? Poco perché non mi piace come è tenuta, come è gestita, è sporca e ci sono spazi insomma non tenuti bene, i bambini inciampano. E quanto la tranquillità? Quanto la tranquillità?